Davide Cerrone, faccio parte della Torrefazione Cerrone che è nata nel 51 da mio nonno che durante il periodo del dopoguerra ha iniziato con la vendita del coloniale, quindi di vari prodotti di qualsiasi genere, e in più ha avuto questa passione iniziale con il caffè dato da una conoscenza di un americano che è venuto in Italia durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Da lì è nata questa passione e con il passare del tempo il nonno ha iniziato ad acquistare i macchinari per poter produrre il caffè direttamente nella nostra azienda. Ad oggi è il punto fondamentale della nostra azienda è la cottura del caffè e la distribuzione locale in provincia di Caserta dei nostri prodotti, dove il 90% del fatturato è dato dalla distribuzione presso il bar. Circa 6 anni fa è nata la Dado Caffè, che è una figlia della Cerrone, dove abbiamo la possibilità di poter offrire l'evoluzione del caffè, quindi in cialda, in capsula, tenendo ancora le origini e il prodotto artigianale come viene ancora fatto. Oggi siamo presenti in alcuni paesi d'Europa, quali Germania, Olanda e Spagna, e stiamo tentando di poter portare i nostri prodotti, quindi far provare le nostre miscele, anche qui diciamo a Budapest, essendo noi riteniamo la porta d'ingresso per l'Est Europa, che a nostro avviso sta crescendo in modo esponenziale rispetto al resto di Europa, che ormai è quasi ferma al palo. Noi con la produzione delle cialde oggi riusciamo ad avere un buon livello di distribuzione con anche dei nostri macchinari che acquistiamo direttamente nella nostra provincia, dove insieme a noi ci siamo legati ad aziende sempre artigianali che producono macchinette per caffè in cialda e in capsula. Successivamente a questi prodotti oggi cerchiamo di offrire anche il prodotto quale caffè americano, quindi una macinatura del caffè più larga che possa prevedere anche un'apertura al mondo del caffè cosiddetto americano, quindi lungo, ad altri paesi. Fortunatamente stiamo riscontrando, come già abbiamo fatto in altri paesi, un ottimo riscontro da parte delle nostre miscele, essendo prodotti, ripeto, a livello artigianale e con prodotti di altissima qualità. Oggi siamo qui dopo circa un anno di lavoro fatto grazie a Lice e ad incontri B2B fatti con distributori ungheresi e credo e spero di poter arrivare ad un livello tale da poter incrementare la nostra attività anche ad altri paesi limitrofi quali l'Austria, la Slovacchia, la Slovenia, la Polonia, la Romania, dove ancora oggi il Made in Italy fortunatamente è visto di buon occhio, nella speranza di poter, non dico combattere, ma far capire al cliente finale che la differenza da un prodotto artigianale e un prodotto industriale ha la sua importanza sia come produzione che come distribuzione.